static electricity. It says moving to the stand. Your lips are all I need. Open the music comes around. E ciao ragazzi, benvenuti su Dato Gamer 87. E oggi andiamo a fare qualche battaglia amichevole. Ci ha invitati Triplottina, membro del clan Volari Team, la salutiamo. Vediamo cosa ci fa scegliere Triplo Draft. Nel frattempo vi ricordo di iscrivervi al canale Dato Gamer 87 per Instagram e per la pagina Facebook. Ci andiamo a prendere il nostro arciere, quello cazzuto. E, iscrivetevi ovviamente su YouTube, attivate la campanella, il principe, e lasciate qualche mi piace se vi piacciono i video, ovviamente se non mi piacciono lasciateli lo stesso. che ci prendiamo qui, la cimitero. E niente, detto questo, ora scegliamo le carte. Tra queste carte mi piacerebbe scegliere cosa. Sputacchiere o principessa. Principessa non la siamo mai. E qua mi prendo la veleno, che mi gusta. E mo. Anche le frecce. Veleno e frecce, vai. Barile gli scheletrini. Questa è una. È questa. Che non usiamo. Carte che non usiamo mai. Ci siamo. Allora, vediamo. Trigottina, sei pronta? Vediamo se riesci a battermi. Allora, io vado subito così di cimitero. Abbiamo anche uno spettatore. Mettiamo anche. No. La veleno la mettiamo dopo. Mettiamo ora. Se prendiamo la. Subito. Togliamogli la regina lì. Allora facciamo così, vediamo se riusciamo in qualche modo a difendere. La vedo un po' dura questa partenza. Siamo riusciti, diciamo, a difendere. Però Triplottina, brava, che si è partita veramente bene. E noi ora dobbiamo ripartire dove? Ripartiamo a sinistra, aspettiamo. Mettiamo il principe contro il principe, contro il cavaliere nero. Okay. Ha messo gli scheletrini e noi la facciamo tanti di quei porci. Ci facciamo i nostri porci comodi. Dai che arrivano un sacco di. Peccato che non è arrivato il principe a torre. Sono veramente concentrato, ragazzi. Dai che lo facciamo qualche danno. Quantomeno ci siamo arrivati. Ci siamo tolti la botta quella. Quella che fa male. Ma comunque la torre ci sta andando giù. Partiamo da dietro. Principe. Mettiamo anche lei. Mettiamo anche loro. No. Mettiamo lei così. Prendiamo tutto. Mettiamo un altro principe. Mettiamo un'altra strega madre. Torre andava giù. Però noi siamo bravi. Potremmo anche recuperarla questa partita. Vediamo se riusciamo. La mettiamo qua. Un po' di roba. E niente ragazzi, abbiamo perso. Brava Triplottina. Ha scelto sicuramente carte migliori delle nostre. La salutiamo. Dal clan Volari. Allora scrivo, sarai nel prossimo video.
con la faccia che ride. Ok. E questo era il primo draft. Poi hanno messo nel party il draft battle dove possiamo scegliere. Che è successo? Facciamo anche una faccina di quelle divertite. Dove stanno qua? Facciamo questa. Facciamo un altro invito nel clan. Giochiamo contro di nuovo contro il tripiottino. Va. Ci prendiamo la rivincita, vediamo se riusciamo a vincere stavolta. Mi prendo la scintilla. Mi prendo lui, drago elettrico e la curatrice. Poi mi prendo. Che mi prendo poi? Razzo, rocket. Guarda, stavolta lo voglio usare. Vediamo se ci riusciamo. Mi prendo questa da due, tanto l'elettricità non mi manca con quelli, e mi prendo una struttura. Allora, il costo del deck è 4.6, abbastanza elevato. Allora, vediamo, facciamo good luck e gli facciamo questa faccina. Partiamo subito con lui, così, alla cieca. Ok, c'è il cannone, noi il cannone dobbiamo cercare di non farlo esplodere. Perché se il cannone esplode il draghetto, il gigante elettrico va ovviamente completamente sbagliato. Allora facciamo così, che distraiamo la Valchiria. Ok, lui c'ha il gigante Goblin. Gigante Goblin contro la scintilla. Vediamo se riusciamo a colpire con le scintille. Il deck fatti contro il mio. Che cose brutte. Qualche danno l'abbiamo fatto, ora facciamo così. Mettiamo la struttura per distrarre la Valchiria, così non prendiamo danno. Il cannone lo lasciamo un danno, così, mettiamo lui, facciamo così, abbiamo attivato la torre e abbiamo dato due hit. Facciamo così, così lui scoppia solo. Facciamo così, tutti li voglio. Ho perso di nuovo. 1-0. Niente ragazzi, sta giornata proprio brutta. Dai, facciamo l'ultimo, invito io stavolta. Nel frattempo lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, mi raccomando, fatelo, è gratis, e soprattutto attivate la campanella così restate aggiornati su tutti i video che escono nel canale. Ultimamente ne sto facendo un bel po', ne sto facendo parecchi. E vi ricordo nel frattempo qua non mi posso spostare, siamo a 6090 coppe, andiamo verso le 6030, intanto mancano più o meno 20 giorni, 19 giorni alla chiusura del
della stagione, di questa stagione, e potremmo arrivare volendo anche a boh, 6.006 se ci mettiamo di impegno. Sarebbe un ottimo obiettivo da raggiungere. Poi mi abbiamo chiesto, qualcuno ha accettato? Miki. Hello Miki. Se volete che provi qualche deck, proprio comunque prima dell'aggiornamento le carte le avevo tutte. Beh, Miki è un po' aggressivo. Le avevo tutte al. Scusate, mi massacra. Le avevo tutte al 13, quindi volendo dico possiamo anche. Miki, stai calmino. Potremmo anche, e qua non riesco a parlare perché se parlo mi distrugge. Vediamo, ha distrutto. Ah, perché questa è quella per 7, quindi praticamente. Niente, stavo dicendo, mi sono perso. Se mi volete consigliare qualche deck da usare per i prossimi video. A parte il mio deck che è tutto mazzato, ho tutte le carte al 13, quindi comunque possiamo andare a provare anche altri deck con le carte al 14. E niente, questo video ci facciamo anche noi il bacino. Questo video era così un po' leggero, senza troppo focus sulle battaglie. Siamo 1090 coppe, dobbiamo andare su 51.000 monete. In realtà potremmo già portare sulla l'Archer Queen, ma voglio aspettare. Lo facciamo in un altro video. Vorrei fare 12 e 13, così poi possiamo fare anche il 14, ma mi servono i soldini per poterlo fare. Detto ciò, ragazzuoli, io per oggi direi che è tutto. Abbiamo già fatto 3-4 partite molto veloci perché ho perso proprio di brutto. Ma oggi era più un video per parlare così con voi, per farvi capire insomma cosa voglio fare nei prossimi video, nei prossimi episodi. Una cosa molto importante, arriverà qualche episodio che non sarà di Clash Royale, registrerò sicuramente per la settimana prossima qualche altro gioco, a cui gioco ovviamente, altrimenti non lo farei. E detto ciò, di nuovo vi rinnovo l'invito a iscrivervi al canale, per favore fatelo, è gratis, non ci vuole niente, un click. E attivate la campanella mentre vi iscrivete, fatelo contemporaneamente insieme, together, come dicono gli inglesi, perché voi forse non lo sapete, ma io sto registrando e registro da Londra perché vivo qui, anche se sono italiano, quindi faccio video in italiano, non li faccio in inglese. E magari aprirò un domani un altro canale dove farò i video in inglese, maybe, non lo so, forse. E ragazzi, un saluto. Un abbraccio, ci vediamo al prossimo video.